Benvenuti a questo primo episodio della mini let's play che ho deciso di fare su Mario Party DS. Quindi cominciamo! Creando naturalmente un nuovo file. Con molta fantasia il nome sarà Deb. Ok. Perfetto. Prima di cominciare però una piccola spiegazione. Intanto il perché mini let's play. Intanto sarà una let's play come tutte le altre, quindi porterò a termine la modalità storia. Però è mini perché sarà più corta rispetto alle altre. Quindi cominciamo pure la modalità storia con un nuovo gioco. Ok, sarò sempre Mario e pacchetto di minigiochi scelgo tutti per non fare differenze. Ok. L'avventura di Mario e i suoi amici comincia in una notte scura. 5 meteoriti si abbattono sulla Terra e uno cade ai piedi di Mario. L'indomani Mario racconta di aver trovato un cristallo cosmico. Ma, improvvisamente, ecco un'altra sorpresa. Ehi, tontoloni! Vorrei invitarvi ad una festa per scusarmi di essere sempre così cattivo. Un sacco di cibi deliziosi vi aspettano! Forza, venite a trovarmi! Firmato Bowser! Ecco, già che Bowser inviti... Sinceramente io non ci andrei, però... Anche Donkey Kong riceve un invito per la festa di Bowser. E si precipita al suo castello per essere il primo ad abbuffarsi. Chi potrebbe resistere? Un pranzo gratis non si rifiuta mai, anche Mario e gli altri accettano, ma ci sarà da fidarsi. Ci siete cascati, eh? Ora datemi quel cristallo cosmico. Vedete, questo è il mio rimpicciolitore. Ora vi ristringerò per benino. Il primo cristallo è mio, ora devo trovare gli altri 4. Kamek, questi vermiciattoli non mi servono più, sbarazzatene pure. Rimpiccioliti e sperduti, Mario e i suoi amici sono nei guai fino al collo.
I nostri minuscoli eroi si riprendono e si accorgono che tutto è diventato enorme. Ma non c'è tempo da perdere, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Maniche, no, le macchine. Devono trovare gli altri cristalli cosmici e sconfiggere Bowser per tornare come prima. Mario e i suoi amici si lanciano in azione, ognuno vuole essere l'eroe che salverà il mondo. Anche gli amici più stretti si danno battaglia quando si tratta di diventare una superstar. E così i nostri piccoli eroi si tuffano in questa grande avventura per fermare Bowser. Solo su una cosa sono tutti d'accordo, bisogna dirigersi al castello di Bowser. Ma non appena si mettono in cammino in quel mondo gigantesco che li circonda. Ehi, miei minuscoli amici, so che avete già parecchi problemi, ma... mi serve aiuto, quella famelica pianta piranha ha rovinato il mio giardino. Qualcuno di voi potrebbe fermare quella dispettosa, vi prego. Nessuno si lascia sfuggire l'occasione per diventare un eroe. Ma per sconfiggere un nemico così grande avranno bisogno del portiere delle stelle. Chi raccoglierà più stelle di tutti diventerà la superstar e potrà affrontare Pianta Piranha sfruttando il potere delle stelle. Mario cerca di raccogliere il maggior numero di stelle e diventare la superstar. Il giardino di Torcibruco. Benissimo, prima di cominciare però vorrei spiegare in modo abbastanza serio quali sono le regole di Mario Party. Lo spiegherò una volta per tutte. Quindi, all'inizio di ogni partita viene deciso l'ordine di partenza colpendo i dadi. Chi ottiene il punteggio più alto parte per primo. Dopodiché comincia la vera gara. Ogni turno un giocatore si sposta nel numero di spazi indicati dal dado. Una volta tirato il dado e essersi mosso di quel numero di spazi, naturalmente ci si fermerà su uno spazio in particolare, che può essere uno spazio blu in cui si riceve 3 gettoni, lo spazio rosso dove se ne perdono 3, lo spazio amicizia dove sia il giocatore che ci è capitato sopra sia un altro che verrà deciso, non lo deciderà il computer, cioè se siete voi lo decidete voi, altrimenti lo decide il computer. Comunque voi e il vostro avversario riceverete 5 gettoni. Dopo sono gli spazi verdi, dove può succedere davvero di tutto. Dopo ci sono gli spazi Bowser. Fidatevi che è meglio non capitarci sopra, perché ve la dovrete vedere con Bowser. Dopo ci sono gli spazi stella, dove potrete scambiare 20 gettoni con la stella. E ci sono gli spazi negozio, dove potrete acquistare gli oggetti per arrivare prima a prendere la stella. Alla fine di ogni turno, sia quando tutti i giocatori hanno tirato il dado, si procederà a un minigioco. Questo minigioco sarà scelto a caso. Il vincitore di questo minigioco riceverà il totale di 10 gettoni, tranne in casi particolari, ma vedremo tutto più avanti. Lo scopo naturalmente del gioco è acquistare stelle, chi ne ha di più vince. Detto questo, per il resto andiamo avanti a spiegare. Comunque, colpite i dadi per stabilire l'ordine di partenza. Ok, si colpisce premendo A e sempre l'ultimo sono. Bene, è deciso, prima parte Waluigi. Dopo il turno di Todd. A seguire tocca a Wario. E infine parte Mario. Eccovi 10 gettoni per cominciare. Che la gara abbia inizio. Ecco dove si trova la nostra prima stella. Ok, tocca a Waluigi. Vedete, tirate il dado, è uscito 5 e si sposta di 5 spazi. Piccola parola per le trappole. Le trappole, eccolo qua, uno spazio amicizia. Comunque, le trappole li trovate negli spazi trappola. In questo tabellone, cioè in questo percorso, ce n'è solo uno. Ce ne saranno anche di più in altri tabelloni. Comunque, potete piazzarle su qualunque spazio, che sia uno spazio blu o rosso. E il giocatore che ci capita sopra l'attiverà. Se il giocatore è lo stesso che ha piazzato la trappola, riceve 5 gettoni. Altrimenti si attiverà la trappola.
Comunque intanto avete visto il negozio dove c'è questa tanta talpa. C'è il negozio. E tocca a Wario, tra poco toccherà a me. Ok. Tutti che ottengono trappole 10 gettoni. E quasi tutti che si fanno una sosta. Naturalmente. In negozio. Quasi quasi la faccio anch'io. Ok, tocca a me. Oh, trappola scambio, io sono sempre quello diverso. No, vado per di qua. Almeno mi dirigo verso il negozio. E come avete visto, adesso c'è il minigioco. Salto dal corrimano. Regole, premi velocità e fai un bel salto. Più fai scorrere lo stilo verso l'alto durante la discesa, più lungo sarà il salto. Suggerimenti, sfrutta lo schermo in tutta la sua altezza per far scorrere lo stilo il più rapidamente possibile. Stili, comandi, stilo, fallo scorrere in alto per accelerare. Iniziamo pure. Ok, vediamo se ce la faccio. Attenzione, nonostante mi sia bloccato, sono riuscito a fare ben 539 metri. E naturalmente un nuovo record, all'inizio fate sempre nuovi record, è ovvio. Però sono riuscito a fare ben 539 metri. E come vedete, 10 gettoni e passo in testa. Ok, ma all'inizio non significa niente essere in testa, ve lo dico. Come vedete adesso verrà utilizzato il primo oggetto da Todd, cioè il dado doppio. Il dado doppio vi permette di tirare due dadi, come avete visto. E se naturalmente non avete abbastanza gettoni per comprare una superstella, una stella, non potete farci niente. E intanto, grazie a te Todd, adesso Wario può comprarsi la stella. Complimenti. Ah. E piccola particolarità, se ottenete due numeri uguali vincete 10 gettoni. Se sono 2-7 invece ne vincete 30. Qua è davvero aver fortuna. E intanto Wario si compra la prima stella. La prossima stella si trova là. Mi servirebbe quasi quasi un dado doppio. Ok. Quindi quando vado in negozio, vabbè, come avete visto gli spazi verdi può succedere di tutto. Wario qua ha vinto ben 12 monete. Vabbè, entriamo pure nel negozio. Come vedete è abbastanza semplice come negozio. Ti do il benvenuto al negozio. Ok, mi sa che mi prenderò un bel dado doppio. E dopo prenderò un altro dado doppio. E giusto per non farmi mancare niente, mi compro pure un altro dado doppio. E butto via la trappola scambio. La trappola scambio fa semplicemente scambiare le monete che avete voi con quelle che hanno chi capita sopra a dove avete piazzato la trappola. Comunque non voglio comprare altro. Grazie della visita. Ok. Vediamo un po'. Quanto sono grossi questi fiori? Dai, colpiscine uno. Vediamo questo qua. Quanto ottengo? Fantastico, ci sono 10 gettoni qui dentro. Come avete visto. Naturalmente ci sono anche gli spazi verdi sfortunati. E fidatevi che ce ne sono. Oh, disegna la figura. Regole, completa il tuo riquadro tracciando il contorno delle forme geometriche. Ma fai attenzione, devi disegnare ogni forma senza sollevare lo stilo. Suggerimenti, non puoi tracciare tutte le forme geometriche che vuoi nella stessa area di gioco, ma solo quelle con lo stesso colore del tuo personaggio. Comandi, stilo, disegna la forma. Ok. Ok, se vedete nello schermo superiore vi viene segnato qual è la forma che potete disegnare.
Ok, posso disegnare questa, se più o meno riesce a capire. Beh, questa se riesce a capire è un grande, infatti. Non bisogna proprio essere precisi al millimetro quadrato, pamrodo. Occhio anche ai colori, tra l'altro. Ma vabbè, non importa. Oh, finalmente. Stavo scherzando, non importano niente i colori. Basta che disegnate la forma più o meno come sto facendo io, non è che sia proprio precisissimo. Basta che non sia proprio completamente sbagliata, perché sennò ve lo dà sbagliata. Intanto Todo sta per finire, quindi è meglio muoversi. No. Ok, finito. Per poco, tra l'altro. Però ho vinto comunque. Ok, a parte Wario sono l'unico che può prendere una stella. Ah, tocca a Luigi, che piazza la trappola. Come vi ho detto, può piazzarla entro 5 spazi da dove siete. Quindi, e sopra solo su spazi blu o rossi. Ma comunque le regole sono abbastanza intuitive. E comunque io non me le sono di certo inventate. Ci sono... sono sulla modalità party, e quando dovete scegliere tra bellone c'è l'ultima opzione che è istruzioni. Se capitate su uno di questi tre spazi, la pianta piranha vi potrà lanciare addosso una palla di fuoco. E se vi lancia addosso una palla di fuoco perdete gettoni. Ma per il resto può anche fare cilecca, come avete visto. Questa volta non ha fatto cilecca. Ok, attualmente sono l'unico che può prendere quella stella. Utilizzo un dado doppio. Ma perché mi vengono sempre fuori i numeri bassi? Ma dai. E anch'io sono accapitato dalla nostra cara pianta piranha. Ma vabbè. Oh, attenzione, gara! Bene, diamo via la sfida! Eccoci giunti al momento del minigioco gara. Ognuno di voi deve mettere in palio 6 gettoni. La posta in palio è di 24 gettoni. Forza, scopriamo quale minigioco vi sfiderete. Vediamo un po'. In bocca al pesce! Questa non è proprio semplicissima. Comunque, non farti risucchiare dai vortici scatenati dai pesci smack. Premi ripetutamente il pulsante per metterti in salvo nuotando. Suggerimenti: se il vortice scatenato dal pesce smack ti risucchia, non perderti d'animo. Premi ripetutamente A per sfuggire, puoi farcela. Comandi più cambia direzione a nuota. Ok. Ci sono, come vedete, i pesci smack. Li vedete? Basta cercare di evitarli e dovreste farcela. Se venite risucchiate avete perso. Via da qua, via, 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 via. Mettiamoci in quest'angolo. Attenzione, no, 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 no. Oh, sono rimasto l'unico. Attenzione. Comunque il minigioco gara è un po' diverso, perché adesso, come vedete, la posta in sì, la posta viene divisa. Vediamo un po'. Io ricevo 15 gettoni, il secondo 8, il terzo 1 e l'ultimo 0. Quindi non c'è un vincitore che vince tutto, ma viene diviso. Comunque io ne ho vinti abbastanza di gettoni. E comunque rimango ancora l'unico che può prendere la stella. Ma per poco Wario comincia ad avere abbastanza gettoni. Occhio che se qualcuno capita dove siete voi, là vicino alla pianta piranha, colpirà entrambi, Quindi, maledizione. Ah no, mi ricordavo male. Beh, meglio così. Ok,
Ora tocca a me. Utilizzerò ancora il dado doppio. Adesso riuscirò a fare numeri alti. Oh là. Che cavolo, fare sempre numeri bassissimi. E certo che sì che voglio scambiare 20 gettoni con questa stella. La prossima stella è qui. Ok, poco più avanti di Wario, che non la può prendere comunque. Andiamo pure per di qua. Ah, trappola gettoni per 10. Vabbè, non importa. Tanto. Eppure. Ok. 2 contro 2. Tiro al ragno. Regole, fai fuori più sguscio ragni che puoi. Quelli dorati valgono 3 punti. Tu e il tuo compagno vi dividerete il controllo del mirino orizzontale e verticale. Suggerimenti: Wario controlla il mirino verticale, Mario controlla quello orizzontale. Chi preme il pulsante per primo inquadra il bersaglio, il secondo spara. Ok, cominciamo. Ok, vediamo. Ma chi t'ha detto di... Ma che cacchio stai facendo? Si può sapere? Ma... Dai! Maledizione! Vabbè, siamo riusciti comunque 5 sguscioragni. Wario che fa le cose a caso, sinceramente. Vabbè. E Wario ancora in testa. Siamo al 5º turno. Ok, io utilizzerò il dado normale per questo turno, va. Non so perché sia andato per di qua Wario. E Waluigi, non Wario. Sinceramente. Ma vabbè. E adesso il confronto è tra me e Wario. Maledizione. C'è anche Todd però. Potrebbe. Tutta storia. E Wario viene portato al punto di partenza. Ok, tocca a me. Utilizziamo il dado normale. Ok. Ma dai. Ma perché? Ok, dai, 1 contro 3. Vediamo cos'è. Bobart. Scivola giù, regole. Scivola giù per la collina sulla tua slitta a forma di cucchiaio. Se tocchi il bordo durante una curva rallenterai la tua corsa, quindi fai molta attenzione. Suggerimenti: se tocchi uno dei bordi lungo la discesa perderai velocità. Osserva il percorso davanti a te in modo da capire quando e in che direzione sterzare. Comandi L curva a sinistra, R curva a destra. Ok, preparo. Sinceramente non è difficile Bobart. Sicuro dalla parte giusta però. Siamo a pari. Perché siamo alla pari? Vediamo, dai, che ce l'ho fatta. Per poco, ma ce l'ho fatta. Anche superstar. E ancora però non posso prendere quella superstella, perché ho 17 gettoni. Maledizione. E adesso succede qualcosa di un po' più. Ovvero gli sconvolgenti 5 turni finali. Continua. È arrivato il momento degli sconvolgenti 5 turni finali. Vediamo un po' come siete messi in classifica, nanerottoli. Al primo posto c'è Mario, al secondo posto c'è Wario, al terzo posto c'è Todd e in ultima posizione c'è Waluigi.
Boh, ah, Waluigi è l'ultimo posto, ma guarda, sembra ci sia bisogno del vecchio. Giriamo la ruota. Dai 5 gettoni per una stella. No, ricevi 5-10 gettoni da tutti. Fanbrodo, non vuoi farmi prendere quella superstella? Che non sono superstelle. Perché continuo a chiamarle superstelle? Maledizione. Ah, maledetto. E ho 7 gettoni. E cavolo. Se avanti così questa partita. Oh, duello. Cosa che succede negli ultimi 5 turni è che tutti gli spazi. Ah. 20 gettoni? Tutti i gettoni, beh dai. Dicevo, tutti gli spazi amicizia diventano spazi duello. Significa che verrà scelto a caso un minigioco. Caduta Womp. Maledizione. Comunque, e ci si sfida. Il vincitore vince tutta la posta in palio. Regole: cerca di evitare i womp che cadono intorno a te. Resisti fino allo scadere del tempo o rimani in gara per ultimo. Suggerimenti: prima dello cadere i womp iniziano a traballare. Quello è il segnale per mettersi sicuro. Comandi più nuovi. Ok, vediamo. Perché mi servirebbero, sinceramente, quei gettoni. Per poco. Wow, 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 wow. Wow. Perfetto. Per poco. Ok, ho vinto. Ciò cosa comporta? Che Mario ha vinto il duello e quindi si aggiudica l'intera posta in palio. 50 gettoni. Ok. Perfetto. Se Todd non riesce ad arrivare prima, miracolosamente, perché se riesce ad arrivare alla stella prima di me, non so come abbia fatto. Comunque, dovrei riuscire a prendere tranquillamente blocco stellare. Vabbè, ve ne parlo tra poco del blocco stellare. Comunque dovrei riuscire a prendere quella stella. Il blocco stellare è una finta trappola, perché chi ci capita sopra potrà guadagnare stelle gratuitamente. Sinceramente non è una cosa. Va bene, hai ottenuto due numeri uguali, vinci bonus di 10 gettoni. Ok. Anche se sinceramente non ce la faccio. Ma dai. Vabbè. E perdo 10 gettoni, vabbè. Non è che sia chissà cosa. Comunque. Oh, arrosto Roulant. Oh, Roulant. Regole: mantieni l'equilibrio e cerca di non cadere dal pezzo di carne che ruota. Se resiste anche un solo giocatore, la vittoria viene assegnata a tutti e tre. Suggerimenti: non sporgerti troppo da una parte mentre cerchi di mantenere l'equilibrio. Un improvviso cambio di direzione potrebbe coglierti di sorpresa. Comandi: su e giù, muovi. Ok. E qua non sarà semplice. C'è intanto un tipo timido là. Ok. Sì, complimenti a Todd, sinceramente. Ok, lentamente, 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 lentamente. Nessuno ti dice che devi correre, Mario. Ok, ora corri però. Non andate troppo veloci, sennò se cambia direzione sul pelo e niente, non ce l'ho fatta. Per poco però, sinceramente. Devo tenere un po' più premuto su. Ma vabbè. Rimango ancora al primo. Ok, continuiamo. Oh, ultimi 4 turni. Waluigi non ha più gettoni. La pianta piranha, anche se lo prende, non è che Waluigi perda chissà cosa. Ma niente. Ma perché? Ma dai. Vabbè, tanto anche se lo colpiva non è che facesse niente. E Todd. Niente, Todd prende la stella. Tamrodo. Tamrodo Todd, sinceramente. Ok, dove capiterà la prossima stella? Dimmi che non capita proprio distantissimo. Beh, dai. Ce la posso fare a prenderla.
problema, adesso rimane Wario. E quel blocco stellare soprattutto, perché chi lo prende? Beh, ok, forse non sarà proprio un problema per ora, Wario. Ma perché? Ma dai, non è possibile. Solo a me succede. Mamma mia. Uno. Cioè, ma dimmi te, se si può. Ah, 4 giocatori. Inchiostro da sparo. Regole: spari inchiostro fuori dalla tua penna il più lontano possibile. Hai 10 secondi a disposizione per premere il pulsante più volte che puoi. Suggerimenti: più premi il pulsante, maggiore sarà la distanza che coprirai con l'inchiostro. Quindi cerca di essere più veloce possibile. Comandi A: premi rapidamente per sparare inchiostro. Ok. Ora premerò come se non c'è un domani. Non ci fosse un domani. cm 27,9. Nuovo record naturalmente. E sono ancora primo. Ultimi tre tour. Adesso mi verrà fuori un numero alto. Oh, duello di nuovo. Cosa metti in palio che non è niente? Ah, uffa, non hai niente da darmi. Se ci gettoni te non è niente. Devo vincere comunque. Maledizione. Oh, lavagnadi. Regole: lanciati dalla lavagna magnetica ma non superare la linea rossa e non colpire i cancellini in fondo. Suggerimenti: se superi la linea rossa e colpisci i cancellini non otterrai alcun punteggio, quindi fai molta attenzione. Comandi A: attiva il magnete per fermarti. Qua bisogna avere velocità e fortuna, soprattutto velocità nel premere A e fortuna di premerlo giusto. Beh, vabbè. Sinceramente, se si ferma a 40 km. E grazie che ho fatto un nuovo record. Comunque ho vinto. Ok. Tocca a Todd. Ah, per ora l'unico che mi preoccupa è Wario, che ha quei 17 gettoni. E ora ne ha 20. Perfetto. Maledizione. Perché non mi viene fuori un numero alto? Ma dai. Fa. E sono pure in squadra con Wario. Volenti. Regole: fuggi dal labirinto distruggendo i blocchi di ghiaccio a pugni. Per uscire i due giocatori devono premere insieme i due pulsanti al lato delle porte. Suggerimenti: distruggi i blocchi punto di domanda per ottenere dei bonus. Con le stelle sei invincibile, ma le sfere irte di spine ti congelano. In caso colpisci il tuo compagno per liberarlo. Comandi: più muovi, più colpisci. Allora, io mi approdigo per andare di qua, se riesco a passare. Ok, si può andare avanti, se riesci a colpirlo, Mario. Dai, forza Wario, forza che ce la puoi fare. Gli altri sono già passati oltre. È che si scivola sul ghiaccio. Ok, ce l'abbiamo fatta.
40 secondi. Vabbè, ci ho messo un pochettino. Ah, e adesso Wario ha abbastanza gettoni. Maledizione. Certo che però, se Wario capitasse su uno spazio sfida sarebbe meglio. Sarebbe una cosa fatta bene. Wario capita su uno spazio sfida. No, blocco stellare. E Todd ha preso una stella. Rimane ancora te. No, è primo. No, maledizione. Con pure 3 gettoni. Visto cosa succede con il blocco stellare. E Wario si prende la stella. Spero che Bowser gliela cavi. E adesso dove mi metteranno la stella? Sì, perfetto. 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 Ok, e purtroppo Bowser ha la riscossa. Non c'ho voglia, non c'ho voglia. Uno voglia di leggere, il secondo va troppo veloce. Dammi la stella, dimmi che mi prendi la stella. Sì, a me la stella. Perfetto, e si prende la stella di Wario. Quindi ha ancora una possibilità di vincere. Se adesso il dado mi desse una mano. Ok. Sì che mi prendo. Ok. Ce l'ho fatta. La prossima stella è qui. Ma sì, dai, avventuriamoci a prenderla tanto. Non è che... Ok, vediamo un po'. Questo fiore nasconde qualcosa. Usa lo stile e scuotilo per bene. Oh, ce la fai? 2 gettoni, ma dai! Ah, dovevo scuoterlo un po' di più. Ma vabbè. Vediamo un po'. Disegno, che passione! Collabora con il tuo compagno per ricreare la figura tracciandone i contorni. Più sei preciso e maggiore sarà il punteggio. Suggerimenti: per aumentare il punteggio puoi tracciare le linee lentamente, ma non esagerare, altrimenti non finirai in tempo e perderai punti. Comandi: stilo, traccia la figura. Vediamo cosa ci daranno a tracciare. Oh, un buco. E io devo tracciarne i contorni. Sì, tracciarne. Tracciare i contorni. Adesso col mouse non è proprio semplicissimo, ma ce la si può fare. Vabbè, io ho finito, è un po' venuto da schifo, ma 29 punti. 53 punti! Come fai a dire che quella roba la vale 53 punti, che fa schifo? Vabbè, diciamo che è un po' a discrezione del computer. Comunque, sono in testa. Adesso vediamo dov'è Todd. Todd, beh, è troppo distante per prendere quella stella. Quindi se nessuno fa stupidaggini, niente, Waluigi è proprio sfortunato. Comunque, se nessuno fa proprio stupidaggini, in teoria... Oh, ultimo turno! No, è impossibile prendere quella... Beh, possibile no, ma... Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Con 10 dovrei... Oh, intelligente Wario. E Bowser di nuovo alla riscossa. Vediamo cosa vorrà stavolta. Ristabilire l'equilibrio. Vabbè. No. Non proprio, vabbè. Perché significa che dividerà i gettoni. E quindi significa che adesso io e Todd siamo alla pari. Maledizione. Vabbè. Ora ho 3 gettoni in più. E dovrò vincere assolutamente questo 1 contro 3.
Attacco delle fish. Vabbè, vediamo. Fai inciampare i tuoi avversari lanciandogli delle fish. Puoi farle rimbalzare sui muri o su altre fish per sfruttare degli attacchi a sorpresa. Suggerimenti: quando effetti un lancio, sfrutta il rimbalzo sui muri e sulle altre fish per cogliere di sorpresa i tuoi avversari. Ok, ho vinto per C con tantissimi asterischi dietro, perché... Ok. Comunque, ho vinto. Palesemente. Ok, continua. E adesso vedete cosa succede alla Superstar. A parte questi punti party. Ok, punti Mario Party. Comunque, andiamo avanti. Hai ottenuto un premio. Hai ottenuto l'oggetto tabelloni aiuola. Hai ottenuto l'oggetto tabelloni vaso da fiori piccolo. Va bene. La Superstar è Mario. Con il potere delle stelle, Mario si prepara a sfidare Pianta Piranha. Regole: afferra le bombe seme scagliate da Pianta Piranha e ricacciagliele in gola quando apre la bocca. Suggerimenti: Pianta Piranha ti risuccherà sempre di più, quindi premi ripetutamente A per salire verso l'alto e non finire nelle sue fauci. Comandi: più cambia direzione, A premi più volte per salire, B afferra lancia le bombe seme. Ok. Attenzione. Fai attenzione alle bombe seme, finché si trovano sulle piante sono innocue, ma quando cadono diventano esplosive e Pianta Piranha te le spareranno addosso. Premi B per afferrarle prima che ti colpiscano, Mario. Quando Pianta Piranha spalanca la bocca, premi B e lanciagliele dentro. In bocca al lupo, Mario. Non farti divorare da quella famelica pianta. Ok. Attenzione qua. State distanti. Vi consiglio il più possibile di stare in centro. Ok, ora cerchiamo di... No, non ce l'ho fatta, ma vabbè, non importa. Tanto qua tempo non ne avete, non vi preoccupate. Consiglio più che altro di cercare di schivarle. È vero che avete 5 cuori, però schivarle il più possibile. Va bene. Ok, teniamocela. E adesso quando risucchia, sparategliela. Ok. E abbiamo fatto fuori una vita. Ok, attenzione. Ok, occhio che anche se ce l'avete in mano e venite colpiti, non solo vi esplode quello in mano, ma perdete anche una vita. Ok, dai che siamo all'ultima vita della Pianta Piranha. Occhio, occhio, non troppo in centro. Vai su, Mario. Su, su, su. Occhio, 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 occhio. Ok. Adesso ricrescono i frutti. Pronti? Vai, spari. Fine. Ok. E abbiamo finito il primo tabellone. Che super star! Oh, ti ringrazio enormemente. Ecco, prendi questo, Mario. Il primo cristallo cosmico. Torci Bruco ti regala un cristallo cosmico. Dopo aver recuperato il primo cristallo, i nostri lilliputziani eroi si mettono in marcia. Ok. Quindi, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite questa mini let's play. Grazie per essere arrivati a 350. Buon Natale, anche se in ritardo, e felice anno nuovo. Quindi, noi ci vediamo col prossimo speciale con questa mini let's play. Ciao ragazzi, alla prossima! Oh, hai ottenuto un premio. Hai ottenuto il trofeo boss Foglia Frastagliata.